Thank you.
Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati, bentornati a Katorga 12 che sta diventando Katorga 16, tra non molto se tardiamo altri 10 minuti. Allora, come state ragazzi? Buon pomeriggio, oggi proseguiamo quindi con Singularity, non so assolutamente quanto manchi alla fine. Noi intanto andiamo avanti e dove arriviamo arriviamo. Oggi forse posso fare un po' più di tempo, so stare un po' più di tempo. Allora, eccoci qua. Adesso mi vedete. Dopodiché io mi accerterò prima che... tramite bot anche. Sì, il bot funziona, vediamo. Facciamo una prova. Benissimo. Ok, se non avete messo il follow del Nino, andateci subito o siete delle brutte persone. Approfitto per... E facciamo anche un po' di spam. Cioè un po' di shout. Forse dovrei aggiornare un po' questa lista. Ma naturalmente se ne riparlerà quando avrò... Se c'è la luna piena, messo a sai che posto rosso appunto di il caro. canale, la parte grafica, eccetera. Ovviamente avrò modo di aggiornare anche l'elenco degli shout, la lista delle persone da seguire e dei friends. Insomma, vedete che nella lista friends ci sono persone che forse non streamano più o che streamano pochissimo, non ci sono persone che invece sono in piena attività e che io seguo. Quindi per il momento beccatevi sta lista parziale, poi di persone che in questo momento sono attive. C'è i canali che potete seguire e insomma troverete sicuramente delle community solide, contenuti divertenti e streamer simpatici. Di Ragnetta non abbiamo uno stream canale, diciamo un comando audio, ma abbiamo soltanto la parte testuale, ok? Poi provvederò a mettere qualcosina anche per l'audio. E ragazzi, sono tantissimi in realtà. Poi ci sarebbe Floro. Ciao Ernigno, ti ho shoutato poco fa. Ok, vabbè, altri li trovate nella lista sotto. Insomma, vi ho dato qualche suggerimento su cosa seguire su Twitch. Giusto perché questo canale se lo filano in pochi e comunque per quanto io mi sforzi, adesso sto cercando di essere più o meno costante nelle live, essere qui almeno 5 volte a settimana, però ci sarà probabilmente un altro periodo in cui continuerò a fare live ma mi sposterò sul canale di test perché dovrò fare delle revisioni grafiche al canale, dovrò mettere a posto un po' di cose e naturalmente traslocare da OBS a Streamlabs, che ripeto è una manovra più o meno indolore, ho visto che si può fare l'esportazione con poco sforzo, però nel mio caso dovrebbe essere associata ad un passaggio da Windows 7 a Windows 10 e ci possono essere altre cose. Comunque, non sparirò, non mi perderete di vista perché intanto farò altre cose, magari userò l'altro computer per continuare a portare giochi, così abbiamo già giocato Titanfall, dall'altro computer ci potremmo giocare tutta la trilogia di Black Ops, solo che l'ultimo episodio ce l'ho in inglese, quindi dovrò trovare un adattamento e forse dovrei... portare Valley oppure Syndicate, che sono giochi che ho installato là sopra con l'esplicito scopo di portarli in live, e sicuramente intendo farlo prima di formattare il computer e togliere tutto da mezzo. Prima di continuare con Singularity, l'ultima cosa che volevo dirvi: prosegue la mia odissea con God of War 2. Sembra che finalmente, con l'orribile compromesso di giocarlo in inglese e guardare i filmati da YouTube in contemporanea, siamo riusciti a trovare una situazione fattibile, però anche oggi il gioco, persino sulla PlayStation 3, il gioco mi si è bloccato inchiodando tutta la PlayStation. Questa deve essere proprio la maledizione dell'Olimpo, che ovviamente mi vede nei panni di Kratos e si accanisce contro di me, perché insomma non è possibile che io abbia tre copie del gioco e non riesco a giocarci su nessuna delle tre. Mi sembra una cosa un po' ridicola. Ovviamente per poterlo streamare dovrò usare per forza di cose la PlayStation, però, la PlayStation 3, però il problema è che sarà in inglese. Portarlo in inglese non è fattibile perché il gioco non è sottotitolato e tra l'altro
Non è parlato in maniera velocissima, i dialoghi sono anche abbastanza ben scanditi, il problema è che spesso si sovrappongono ai rumori del gioco e non essendoci la più pallida traccia di sottotitoli, ovviamente anche quando il gioco è in italiano io alcuni dialoghi me li perdo, poi alcune entità semidivine, soprannaturali, hanno delle voci che sono fatte con un effetto speciale che le rende magari robotiche oppure hanno l'eco, il ritorno, eccetera, integrato, no? E questo ulteriormente ostacola la comprensione del dialogo. Parallelamente sto giocando a Just Cause 2 che crasha in continuazione, nel suo più bello, nei momenti più importanti della missione. Sto giocando su PlayStation 4 ad un gioco che poi forse vi porterò, che è Bulletstorm di Gearbox, che sarebbe la casa che ha fatto Borderlands. Non so se qualcuno di voi ci ha giocato, è un gioco estremamente caciarone, ma nel suo piccolo divertente parecchio, e potrei pensare di streamarlo così a tempo perso tra un gioco importante e l'altro, magari proprio per coprire questo periodo, insomma, di non inattività, ma in cui non mi darò ad attività programmate. Però, come vi ho detto, anche attività programmate potrei portarle nel frattempo prima di rinnovare il canale, perché questa cosa potrebbe slittare veramente alle calende greche. Tra l'altro, un piccolo aggiornamento sanitario. Io ho la visita lunedì, ma mi è giunta oggi la comunicazione che le attività ambulatoriali in Campania al momento sono sospese perché per via del coronavirus e tutto il resto. Ovviamente, se l'ospedale non mi comunica annullamento della visita, io andrò a farla e se me lo comunica parlerò col dottore perché io rimango comunque da considerare un caso urgente, indipendentemente dalla lunga attesa alla quale mi hanno costretto, che peraltro è una cosa doppiamente iniqua perché io avrei dovuto fare la visita molto prima, quindi molto prima che l'ospedale venisse bloccato. Quindi se si azzardano a disdirmi la visita e a non darmi una risposta su quello che devo fare con le medicine, credo che pioveranno numerose PEC di richiamo, protesta e naturalmente di potenziale attività, diciamo, legale, se la cosa mi è consentita perché non intendo lasciar passare una cosa del genere. Questo sta diventando un disservizio troppo importante per poter lasciar correre, però prima di fasciarci la testa aspettiamo di vedere che succede. Detto questo, riprendiamo la nostra avventura. Esattamente da dove l'abbiamo lasciata ieri. Ragazzi, nel caso vi foste persi qualche puntata, trovate tutto su YouTube. Le sto mettendo giorno per giorno, cioè a fine live ogni volta mi metto e carico, quindi dovreste avere tutto disponibile. Se non ricordo male, ma vi do la conferma instant. Vado un attimo sul mio canale YouTube. Sì, allora questo sarà il sesto episodio, quello che ci stiamo accingendo a giocare. Non so ancora quanti ce ne saranno perché non mi ricordo quanto è lungo ancora il gioco. Stiamo andando grosso modo verso la fine. Ieri abbiamo combattuto due boss importanti, cioè un boss più una situazione da mini boss che insomma si è presentata dopo. Oggi cerchiamo di fare una live completa. Se riusciamo a fare una cosa di lunghezza normale, siamo felici. Allora, vediamo se si vede bene. Logo Activision. Logo Unreal Technology. Eccoci qua. Allora, avvia partita. Continua partita. Vediamo da dove ci fa riprendere? Ovviamente mi vedete, non mi vedete, io adesso accendo la luce così. Ok, obiettivi. Carica la bomba E99 al fornello. Ah sì, perché eravamo ancora troppo lontani da questo cavolo di fornello e quindi ieri abbiamo detto Dovresti vabbè, essere nell'impianto. lasciamo Lì è stare. stato trattato così tanto E99 che le fenditure temporali si creano naturalmente. Trova una fenditura. Ah, ecco, sì, ci Torna eravamo nel fermati proprio qua. 1955 il più presto possibile. Dovevamo aprire questa porta e tornare indietro nel passato attraverso una fenditura per tornare al 1955 e distruggere la singolarità. Come faccio a sapere quante munizioni ho senza sparare un colpo? Cella energetica. Vabbè, io le raccolgo tanto nel peggiore dei casi. Ma ne avevo bisogno, sì. Allora, risistemiamo il pannello in modo che la porta si possa aprire e procediamo. Ragazzi, si vede bene il gioco? Ci sono scatti, lag, cose che non vanno? Ah, salve.
non era quello che volevo fare, ma vabbè. Siete tanti, ragazzi, eh? Anzi, questo è uno sparatutto dal ritmo relativamente lento, nel senso che non è possibile avere un approccio fracassone. Bisogna ragionare sui proiettili che si sparano, sulle mosse che si fanno e sui poteri che si usano per uccidere ciascun mostro, perché le risorse sono generalmente molto limitate e quindi non si può, ma neanche alla Far Cry, non ci si può lanciare in avanti con le armi spianate e caricare a testa bassa. Bisogna riflettere su tutto quello che si fa. Allora, questa è una cosa. La stagna che mi condurrà dove? Al fornello, si spera, no? Ti sei addentrato abbastanza, dovresti vedere una fenditura temporale. Un codice di attivazione per caricare la bomba E99. Usala e trova il codice di attivazione per ricaricare la bomba E99. Devo andare a cercarlo. Il dottor Petrov lo tiene nel suo ufficio. Devo andare a cercarlo nel passato. Ottimi codici di attivazione. Se ci fosse un modo più semplice, capitano. Anche io l'avrei voluto, però ormai siamo qua e non ci possiamo andare indietro. Cerchiamo solo di capire come si fa a salire là sopra. Aspetta. Quello che cos'è? È dell'E99 che gocciola fuori dal serbatoio. Dobbiamo trovare una fenditura temporale. Vediamo se stiamo andando bene. Sì, stiamo andando bene. Qui c'è un ascensore. Ok, via. Renko, mi stia pronto, mi raccomando. Allora, eccola qua, l'abbiamo trovata. Ovviamente devo aprirla. E poi ci devo passare. Adesso siamo all'area di trattamento delle 99 H14-12. Dove sarà l'ufficio del dottor Pedro? Evacuare la zona immediatamente. Arricchimento previsto tra 5 minuti. Ora abbiamo qui. A tutto il personale, evacuare la zona immediatamente. Sarà questo l'ufficio? Sono una nota. Allora, il fornello. Che soprannome primitivo per un congegno così stupefacente. Isolare gli isotopi di E99 è stato complicato, ma ne è valsa la pena. Ogni giorno salta fuori un nuovo modo di impiegarli. Molti sono dei fallimenti, e alcuni così orribili che non sono nemmeno stati presentati a Mosca. Ma è tutto per il bene del progetto, non potrebbero mai capire cosa stiamo facendo qui. Promemoria. Chiedere al dottor Barisov se ha ancora problemi con le letture elettromagnetiche del suo esperimento, sebbene io non comprenda come egli possa ottenere letture così importanti senza qualcosa grande almeno quanto il fornello. Dottor Petrov, sì, questo è decisamente il suo ufficio. Ecco Bunsen, e qui c'è un'altra nota, no, è la stessa. Ah, ok, allora è questa che è una cianografia, no? Cosa sto guardando? Ad addentrarmi. Vabbè, stiamo sempre allerta. Questi sono soldati di Demeter. La salute al massimo. Fermi.
capisco. Ah, forse. Ah, sì, ora hanno aperto la porta di sicurezza dall'altra parte. In realtà era lì che dovevo andare fin dall'inizio. Solo che mi toccava questo. Livello di sicurezza rosso. Di soldati. Ecco, dall'altro lato il gioco è abbastanza realistico nel fatto che basta una breve raffica per uccidere un soldato, non serve sprecare tanti proiettili, queste armi sono... Quello medico dovrei essere abbastanza corazzato, perché qua dentro c'è un medico di lunga e altri non posso portare. Però ho quasi finito le munizioni e forse avrei dovuto usare qualche risorsa alternativa. Quadro di sicurezza, convergere sul settore D6. O rubare uno dei loro fucili per ucciderli con quello invece di consumare tutte le munizioni mie. Vabbè, intanto andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato. Che cosa è successo? Devo essere perso un messaggio perché, cioè, quasi sicuramente non mi sono perso niente, però. Allora. Ah, era un link. Ok. Scusate, però questo mi segnala il fatto che i settaggi di BetterTTV non sono corretti. Ok. Scusatemi. Faccio ripartire un attimo. Ci siamo. Ok, allora, scusate l'interruzione ragazzi, riprendo subito. Allora, abbiamo detto che ho consumato un sacco di proiettili. Vabbè, vediamo un attimo se stiamo andando nella direzione giusta. Ci serve questo maledettissimo codice. Oscilloscopio, ma l'oscilloscopio è puramente decorativo, non ha un'utilità ai fini del gioco. Allora, in teoria dovrei uscire da qua, ma qui c'è troppo E99 per abbandonarlo qui. Salute al massimo. E qui ci sono altri proiettili. Ottimo. A che stiamo con i proiettili? Vediamo il lanciatore Devex. E invece il Valkyrie 124. Sono pochini, eh. Vabbè, se incontro altri soldati cercherò di usare i miei poteri di alterazione temporale. Controlliamo anche se qua dentro c'è qualcosa. No. Ciao dragone, benvenuto. Ecco, magari le munizioni cerchiamo di prenderle tutte, visto che sono loro. Possiamo andare di qua, vero? Perché da qui... No, da qui non è vero che ci sono venute. Qui ci sono altre munizioni. E99, una nota. Le mutazioni non hanno senso. L'E99 fa parte dell'equazione, ma il catalizzatore è qualcos'altro. Maledizione, non abbiamo più tempo. Il dottor Demichev sta cercando una scusa qualsiasi per porre fine a quella che considera un'ordinaria ricerca. No, dragone, in realtà da poco. Sono qui da 10 minuti in gioco, diciamo. Ho iniziato la live da una mezz'oretta, ma sono solo 10 minuti che ho iniziato a giocare, quindi... Sei arrivato quasi... Praticamente da dove stavamo ieri, siamo entrati nell'area del fornello, abbiamo trovato una faglia e siamo tornati nel passato. Al 1955, quindi adesso siamo nella catorga 12 del passato e precisamente nell'area di trattamento delle 99, dove dobbiamo trovare il codice del dottor Petrov per poter caricare la bomba all'interno del fornello. Quello che ci consentirà poi di caricarla, effettivamente.
Ovviamente i soldati stanno cercando di fermarmi perché si ricordano di me. Munizioni per il casino. Vabbè, niente, io purtroppo devo scendere così come sto, perché potrei prendere un fucile, ma non voglio mollare il lanciagranate, perché poi magari non lo ritrovo più. Questo, ragazzi, è, diciamo, il modello di armamenti che ha questo gioco è un'estremizzazione del modello di Far Cry, che ti consente appunto di portarti dietro solo un numero limitato di armi e devi scegliere. Salvataggio del contenuto. Allora, proviamo ad aprire gli armadietti, sicuramente. Squadre di sicurezza a convergere sul settore D6. A tutti i settori avviare immediatamente procedure di isolamento. Però adesso... No, si va. Uno di voi mi darà una mano. E mo vedete, ve la propongo. Almeno in questo modo risparmio la risposta. Squadre di sicurezza a convergere sul settore D6. Livello di sicurezza rosso. Ciao. No, tu non mi vuoi fare veramente del male, siamo amici io e te. Invece sì, eh. Peccato. Potevamo essere amici. Amici ricchi. Ma tu mi hai tradito. Tu e quel cingato di tuo fratello. Perciò morirai in queste grotte. Salta per aria, amico. Vedete, questa è la stessa area di contenimento dell'E99, però vista nel passato. È il posto dove siamo passati prima. Ovviamente qui la mappa è diversa perché ci sono degli ostacoli che non ci consentono di andare dove potevamo andare prima e viceversa. Allora, questi qua li ho fatti tutti fuori. Grazie per tutto il pesce. I meri che sono fondamentali, con i precedenti potrei non poter prendere più. Manco sai cos'è quel coso, perché effettivamente se li colpisco in testa li uccido subito e risparmio di proiettili al massimo. Sono o non sono un genio? Allora, vediamo un po'. Questi avevano tutti il fucile, però va bene così. Questo laboratorio, sì. All'inizio ero molto teso. Lavorare a questi progetti collaterali insieme ai capi di Katorga. Ma devo ammettere che i risultati sono sbalorditivi. È una fauna che si è manifestata naturalmente sull'isola. Dobbiamo provarci. No, meno male che rilasciano proiettili. Sennò non avrei potuto usare le armi, ma avrei dovuto usare solo l'energia del CMT. Perché io il caricatore qui da muoverlo ho finito, eh. Fortunatamente mi fa trovare anche le celle energetiche. Siamo giunti a questo. L'unico modo che ho di continuare la ricerca sulla crescita accelerata è lavorare su queste cose. Si sono dimostrate certamente utili nel tenere lontani i parassiti dai campi.
sul torpedo. Quindi lui lavorava su roba biologica, ma non è molto chiaro se poi questi esperimenti sono degenerati in quello che ha prodotto i mutanti oppure no. Ok, buono, qui sono le uno di quelli dovrebbe bastare a tenere a bada un buon numero di soldati prima di morire. Vediamo, vediamo come se la cavano. Bravo, ti sei piaciuto, però alla fine ti ha squartato lo stesso. E quello là dietro? Ah, mo non lo svegli più, eh. Ma non ti preoccupare, ti spingo io a fare qualche rumore. Ok, beh, direi che è andata bene. Direi che è andata molto bene. Questi li prendo io. E vabbè, ma già che ci siamo, ragazzi, prendo anche quelli nell'armadietto. Allora, io non sapevo di poterli portare. Questi possono portare. Sterminati. Beh, considera che loro nel 55 non erano attrezzati a combattere roba mutante, ancora non sapevano che cavolo fossero quei cosi, perché quelli sono prodotti dalle 99 nell'arco di molto tempo. Quindi ovviamente, per quanto usano le stesse armi che uso io, perché quelle, le mie armi derivano da prototipi che sono stati fatti nel 55 basandosi sulle 99, quindi... Questa è la strada principale, ma vediamo se c'è qualcosa di qua. Problemi loro? Ah sì, sicuramente, gli piace giocare con il tempo e quindi ora si attaccano. No vabbè, ma loro hanno giocato con ben altra roba, insomma. Poi comunque il mio problema è che devo fermare Demichef, perché non avrei mai dovuto salvarlo, ma ora che l'ho salvato lui è diventato una specie di mostruosità politica che ha conquistato il mondo, quindi a questa cosa si sacrifica tutto. Allora, siamo pronti per entrare qua dentro. Petro? Io non voglio farle del male, dottor Petrov. Mi stia a sentire? Possiamo trovare un accordo? Stia calmo, dottore! Ho detto che non le sparo! L'ultimo raccolto ha portato a risultati positivi. Con il tasso di crescita attuale, a breve supereremo le quote di raccolto di Mosca. Per quanto riguarda il programma scolastico, i ragazzi stanno reagendo bene. I genitori hanno iniziato a chiederci perché la nostra rigidità in merito ai pasti, quello che non capiscono è quanto siano fortunati loro fino. No, aspetti, dottore. Lei è quello che dava quella robaccia alle 99 da mangiare ai bambini, perché potrei cambiare idea sul fatto di spararle, ma... Dottore, dove è andato? Allora, vediamo un po'. Adesso ci dobbiamo potenziare un po'. Tecnico esperto, quando raccogli munizioni ottieni anche energia per il CMT, questo ci piace. Cerca e distruggi, l'abbiamo preso. Scienziato, a volte ottieni il doppio da un potenziamento tecnologico. Rigenera il 25% della salute. Ah, dovevamo fare 5.000 per questo, sì. Ok, mentre non combatti. Ok, poi bonus CMT, va bene così. E prenderei lo scienziato oppure quella che mi dà energia a ogni uccisione, energizzazione. Facciamo così. In questo modo il meccanismo delle uccisioni con l'arma e quelle con l'impulso si autoalimentano. Questa la prossima via, vero? Grazie, tutto questo è 99, mi serve a rimpinguare quello che ho appena spinto. C'è la possibilità di... Aspetta, bonus eroe. Potenziamento arma, inventario, aumenta la quantità di medikit trasportabili, medico, aumenta l'efficacia dei medikit. Vogliamo provare a usarlo ora che abbiamo il massimo della salute. Magari può tornarci utile. Polmone d'acciaio, aumenta l'energia massima del CMT. Pure questo non sarebbe male. Difesa, corazza, medico. Oppure ci prendiamo l'ultimo... No, prendiamoci l'ultimo... L'ultimo potenziamento per l'inventario. Così ci portiamo pure qualche medicina, quelle non sono mai abbastanza. Allora,
dottor Petrov si è dato alla fuga. Però sospetto che lui fosse il criminale di guerra che dava le 99 ai bambini. A quel punto gli avrei sparato volentieri, però. Allora, qua serve il codice. Ah, ma il codice ce l'ho lui in mano. In tasca, allora lo metto qui. Allora lo devo inserire. Non scapperà per molto, no. Nonostante questa rivelazione. Il fatto è che non so dov'è. Avrei dovuto sparargli subito, ma non volevo. Cioè, volevo essere sicuro di non ucciderlo se fosse stato innocente. Io non faccio così. Non ammazzo gli innocenti. Però chi è colpevole deve crepare. Senza alcuno sconto. Alcuna riduzione e nessun conferimento di uno stupido valore alla cosiddetta rieducazione. Se sei colpevole ti sparo. Però ragazzi, sono chiuso qua dentro. Qua mi dice che serve un codice di attivazione. Poter passare. Che io non ho. Lui è scappato dietro a quella porta e si è chiuso alle spalle, ma veramente mi ha chiuso dentro? E se sì, come faccio ad uscire da qui? Porta è bloccata. Questa porta l'abbiamo già aperta. Perché questa porta è chiusa piuttosto? Il suo laboratorio, ecco, sarebbe ragionevole che il codice di attivazione fosse qui, infatti. Stupido. Gabriello Gunn non ti ha insegnato niente? Vabbè, uno peggio dell'altro, eh. La valigetta a terra dove? Dicevi nell'ufficio o mi sono perso qualcosa dopo? Ah, questa, sì. Vedi, dragone? Io me l'ero persa completamente. È vero che non mi servono quelle cose lì al momento, però, porca miseria. Cioè, avessi metà del tuo colpo d'occhio in questi giochi farei il triplo della riuscita. Perché vado di fretta, non me ne rendo proprio conto. Eppure, per esempio, adesso in God of War sto cercando di notare tutto e prendere tutto. Ma anche lì qualcosa mi sfugge. Io poi ci provo ad esplorare, però magari se mi giro e mi sfugge qualcosa allo sguardo, lì non ci posso fare niente, perché capita spesso che sia per questo che mi perdo delle cose. Allora, adesso abbiamo il codice e possiamo caricare la bomba. Ecco. Questa bomba, per forma e per il simboletto delle 99 eccessive, mi ricorda tanto qualcosa del triodronio di Yattaman. Tanta abitudine e tanta esperienza, tanti tipi. Ma quella ce l'ho anch'io, dragone. Secondo me è proprio una dote innata, nel senso che avere poi quel colpo d'occhio sull'istante di notare una cosa visivamente non è da tutti, perché io l'esperienza ce l'ho, ma l'esperienza mi suggerisce dov'è che uno sviluppatore nasconderebbe qualcosa. A quello ci arrivo, però poi magari quando si tratta di guardarsi intorno e notare il particolare,
quello mi sfugge. Ed è uno dei motivi per cui con le avventure grafiche a volte mi trovo più difficoltà. Qui non abbiamo molto tempo da perdere. Pericolo, sovraccarico del sistema imminente. Levatevi di torno. Non volete farlo. Attenzione, abbandonare questo edificio. Devo torno io prima che qualcuno abbia una brillante idea di chiudermi. Sovraccarico del sistema, evacuazione immediata. Non al punto da lasciare munizioni a terra però, eh. Ok, via. Errore di sistema imminente. Via. Dove vedo sbrillucci io, gli occhi si muovono da soli. Lo so, però vedi, questo gioco per esempio è bravo a nascondere la roba in modo che sembri normale. Sovraccarico, ho perso troppo tempo. Corri! Corri! Perché non corre? Porca trota, lo scatto! Mannaggia! Ok, ce l'ho fatta appena in tempo. Ovviamente questo è il modo in cui il sovraccarico ha ridotto il trattamento delle 99 50 anni fa. Bene. Adesso però abbiamo quello che volevamo. Una bomba ai 99 carica. Adesso dobbiamo solo usarla sulla singolarità e avremo vinto. Cerchiamo di capire da dove me ne posso andare. Questo posto ora sarà pieno di mostri. Tornati al presente. Qua non si va. Vedi, queste atmosfere sono molto alla VR. E tu chi sei? Barisov? Sì. Capitano, guardi cosa le ho portato. Sei vivo e la bomba è completamente carica. Finalmente. Ce n'è voluto. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo raggiungere il reattore subito. Prendiamo la ferrovia. Ci porterà alla torre della singolarità. Bravo. Prendi quello che ti serve e poi ce ne andiamo. Ok. Vediamo se c'è altro. Dobbiamo davvero andare. Sì, sì, dottore. Te la sei presa comoda fino a mo. Adesso vuoi vedere. Ok, no, comunque non c'è nient'altro. Possiamo andare. Ecco, qui sono abbastanza sicuro di non essermi perso niente. Ma andiamo, se non altro capitano. Perché l'esperienza mi dice che gli elementi che possono contenere qualcosa li ho frugati tutti. E in tutti c'era qualcosa. Quindi possiamo andarci. Allora. Ferrovia e dobbiamo raggiungere la torre della singolarità. Questa parte potrebbe essere difficile. Siamo quasi alla singolarità. Demichev crede che il CMT che indossi sia in grado di contenerla, ma si sbaglia. Come può Demichev anche solo pensare che una tale potenza possa essere controllata? Dobbiamo arrivare no. là prima che Demichev ce lo impedisca! Cosa hai scritto qui sul muro, dottore? Quello che è fatto è fatto. Dobbiamo muoverci. Non è vero. Io lo voglio cambiare il passato. A causa della singolarità, questa zona è stata devastata dalle distorsioni temporali. E quindi i soldatini del 55 stanno tutti qua. Dobbiamo stare attenti. Le onde energetiche sembrano causare l'intromissione del 1955 nei nostri giorni. Infatti, per fortuna causano anche l'intromissione di munizioni nel mio caricatore. Questa è un'ottima notizia perché... Aspetta, qui c'è un oggetto fuori fase. Non possiamo stare qui. Demichev è sempre più vicino. Lo so. Anche le 99 serve, dottore. Me lo insegna lei che le 99... È un materiale prezioso, cosa vuole che lo lasci qua? Ok. Non possiamo fermarci. No. Ecco, vedete, qui le cose si curano da sole, praticamente. Le distorsioni stiano influenzando l'attuale flusso temporale. Sì. Il 55 sta invadendo il giorno. Ci curiamo. Ci prendiamo un altro medico. Munizioni sono basse. Il potenziatore. Allora, il potenziatore abbiamo 3710 unità.
Che cosa vogliamo farcene? Aumentare l'energia massima? La resistenza ai proiettili, magari? Potrebbe essere un'idea. Ma in realtà io sui proiettili me la cavo, però la difesa contro i danni in mischia, secondo me, invece è utile. Perché inventario, forgia... Cosa volevamo fare? C'era qualcosa che ci serviva. Forse l'energia. L'energia del CMT. Infermieri, medit, curano più rapidamente quando la stai scattando. Quando raccogli munizioni ottieni anche energia per il CMT. Allora, dicevamo, dottore? Ah, guarda che simpatico. Cos'è stato? Fa attenzione, capitano. Quel mutante sembra diverso dagli altri. L'ho visto. Possibile, il tempo ha ulteriormente distorto le creature. Sì, magari c'è una creatura che si distorce con la distorsione e la distorsione del tempo. Quello secondo me è invisibile. Eccoli. Non ho mai visto una tale velocità. Neanch'io. Chiaramente diverso dagli altri. Capitano. È che non riesco ad inquadrarlo con CMT. È incredibilmente intelligente. Vediamo se riesco. Sei finito, Logan. Vedo. Dobbiamo sbrigarci. Da questa parte sei qui. Sì, è morto. Ecco, un'altra cosa che mi piace di questo gioco è che ti costringe, tra virgolette, in senso buono però, ad improvvisare. Eccola qua la valigetta. E a inventarti approcci nuovi per ogni situazione, mettendoti però a disposizione molti mezzi per farlo. Diario del dottor Nikolai Demichev. Eccolo. Ho appena assistito al primo test del dottor Marisov sul CMT. Un genio affascinante che altera lo stato temporale di un oggetto. Non l'avrei mai detto, ma ha funzionato. È la prova del genio di Marisov. Questo congegno potrebbe avere delle applicazioni interessanti. È qui che è cominciato tutto. Lui ha visto la potenza del congegno e si è messo in testa che poteva usarlo per farci delle cose che poi si sono rivelate drammatiche. Allora, ci curiamo. Ci prendiamo il medikit. Bello incasinato ora questo miscuglio di nemici arrancati. Sì, sì, decisamente. Però stiamo anche andando verso la fine del gioco, quindi qui è normale che ci metta contro tutto quello che... che abbiamo visto finora, no? Ecco, le distorsioni temporali ci portano. Sta allerta, capitano! Gli sfasamenti temporali stanno avendo seri effetti sui vegetali. Sì, lo vedo. Ok, questo me lo porto via. Questi li posso controllare. Praticamente ringiovanendo il vegetale lo fai ritirare perché la sua crescita viene riportata indietro. E qui c'è una porta. Però non posso aprire. Allora cosa vuole che faccia? Riflettiamo bene. Non voglio usare la scansione perché lo vedo come una specie di aiuto. E se posso evitare di farmi aiutare, lo evito volentieri. Vediamo. Non mi sono mai piaciuti i giochi dove il GPS ti dice sempre dove andare. Preferisco esplorare. Allora, e magari anche perderci un po' di tempo se necessario. Poi tutto questo accade perché io il gioco l'ho giocato, non dico al day one, ma comunque poco dopo l'uscita e quindi molti anni fa. E dunque non mi ricordo un accidente.
Sì, facciamo sparire tutte le piante. Un giusto suggerimento, dragone. Anche perché ci porta a trovare altre cose, tipo stimolature. No, però lui voleva veramente che io passassi da qua. Dopodiché però... Ah, anche queste. Ok, sì. Credo di aver capito che se non faccio sparire queste radici a punta, il professore non può passare. E quindi è quello che lui vuole che io faccia. Giusto? Forse ci stiamo avvicinando all'epicentro. Sì. Il tempo stesso sta impazzendo. Ah, adesso posso venire. Non mi potevo lasciare indietro il professore. Quindi che abbiamo qui? Il tempo stringe. Dobbiamo dividerci. Io resto a preparare l'equipaggiamento. Tu va al mio laboratorio. Okay. Stavo lavorando a un potenziamento del CMT che ti consentirà di creare una fenditura grazie alla singolarità. Poi dovrai tornare nel 1955 e correggere il flusso temporale. Sì, era il ora, piano. Capitano, cerca il mio laboratorio. Là troverai un potenziamento per il CMT cui stavo lavorando. Sentiamo la registrazione. Diario del dottor Marisov. Ok. La Torca 12 è una struttura decisamente incredibile. Non vedo l'ora di iniziare le mie ricerche sull'E99. Ma ancora più interessante è la possibilità di lavorare con il dottor Demichev. Le sue teorie sulla fisica quantistica sono rivoluzionarie. Sono certo che insieme faremo grandi cose. Le avete fatte! Cavolo se le avete fatte! Peccato che non fossero quelle giuste. Ok, andiamo avanti. Potenziatore non mi serve perché non ho abbastanza 99 per prendere altro, vero? Perché se ce l'ho è un potenziamento alla corazza, lo potrei prendere magari sul danno da mischia o anche su quello dai proiettili. Riduciamo ulteriormente il danno da mischia. Io ho paura dei mutanti, i mutanti che mi arrivano in faccia, quelli sono la mia peggior nemesi, quindi prendiamo tutta l'armatura possibile contro quel genere di danno. Perché cazzotti in Dateis mi fanno sempre male. Allora, questi sono rimasti inchiodati nel tempo, mi raccomando ragazzi, inchiodati. Allora, tutto questo è 99, ci fa pensare che stiamo andando verso qualcosa di brutto, vero? C'è un medikit e una valigetta. Le valigette praticamente non le sto più usando. Vabbè, il Casimov lo potremo potenziare però la prossima volta, C'è un barile fuori fase. Più danni che di azoto. Questi non mi vedono, o sì? Strano perché non riesci neanche a capire quali nemici sono reali e quali non lo sono. Wow, questo è un deposito di munizioni. C'è un sacco di roba qua dentro. Evidentemente siamo vicini alla boss fight definitiva. Sono altri. Ora devi stare allerta per ogni cosa che vedi. Eh sì.
Proviamo a mantenere attenzione ai dettagli. Non puoi cambiare le cose. Quando ha scritto quel che è fatto intendeva questo. Non puoi cambiare le cose. Ma chissà se è vero. Cioè, io lo so se è vero, ma non ve lo dico. Cioè, il passato può essere cambiato? In linea di principio mi sono dimostrato da solo che sì. Perché quando ho salvato Demichev, questo ha creato una nuova linea temporale in cui le cose sono andate diversamente, ma... Che cosa succede se faccio saltare la singolarità? Cioè, il piano del dottor Barisov può funzionare? O produrrà dei disastri ancora maggiori? Stiamo per scoprirlo. Diario del dottor Barisov. Ho la sensazione che il dottor Demichev abbia ancora intenzione di sottrarmi il CMT. Ecco. Così l'ho nascosto nella caverna di E99 sotto il nostro laboratorio. Le radiazioni dei depositi del minerale dovrebbero coprire la traccia energetica del congegno. Qualsiasi cosa succeda, non lascerò che Demichev metta le mani sul mio lavoro. Alla fine è sempre quello il problema per uno scienziato. È quasi più importante che il suo lavoro non finisca nelle mani sbagliate che la salvezza del mondo. Ricordatevi il dottor Birkin di Resident Evil 2. Teoricamente sì, puoi cambiare il passato, ma ciò porterebbe alla creazione di un altro futuro rispetto a quello che conosci già. Infatti è per quello che ho detto, probabilmente Katrin non esiste nemmeno nella linea temporale dalla quale venivo, né in quella che sto per andare a creare. Allora, lui qua mi ha fatto trovare un autentico deposito di munizioni in cui c'è tutto, tranne le armi. Cioè, ci sono munizioni per le armi che ho, quali che esse siano. Solo per il lanciagranate non ho trovato niente, vero? No, le ho trovate. Come se le ho trovate? Allora ce le teniamo stritte. Trova il potenziamento del CMT e torna al reattore della singolarità il prima possibile. Ok. Io sono là. Aspetto solo di rivederti, Renko. Anche dopo tutti questi anni sono ancora pieno di energia. Lo vedo. Ok, dragone, sei stato velocissimo, infatti non mi ero neanche accorto che ti fossi allontanato. Soldati, ecco, non si fa. Vedi perché ho voluto i potenziamenti in mischia? Perché quando questi cosi mi saltano addosso io vado nel panico. E allora devo avere più tempo per reagire. Se sono più resistente ai danni ho più tempo. Quindi, avete già abbastanza problemi con i mutanti, non c'è bisogno che ci metta del mio. Risolviamo prima il problema con questi cosi e poi ve ne creo una ad hoc. Sono preso il pezzo di pizza rimasta. Bravo dragone, mangia qualcosa almeno tu, io non ho pranzato oggi. Purtroppo. Questa sera è perché neanche a cena posso mangiare tanto, purtroppo sono ancora in quella fase in cui devo mangiare per forza, ma in realtà non posso. Quando avrò finito con le medicine potrò ritornare a decidere io la mia dieta. Manco io ho pranzato. Ah, questo sarebbe il tuo pranzo. Andiamo bene. Io non so neanche cosa mangiare stasera. La volevo prendere una pizza, ma è meglio se la rimando a domani. Comunque lo so. Allora. Sì. Ah, questa è proprio la singolarità. Sfasciando tutto. Eccoli. È fatta. Gianni e Pinotto. Il concetto di manipolazione temporale funziona. Complimenti, dottor Harrison. Incredibile. Non l'avrei mai ritenuto possibile. Grazie, dottor Demichev. Sono certo che CMT migliorerà il mondo. Infatti. Proprio un bel miglioramento. Allora, intanto dammi tutto quello che c'è. E che posso prendere? Diario del dottor Harrison. Ecco.
Lo sapevo. Oggi ho scoperto che Demice vuole penetrare nel mio laboratorio e prendere il CMT con la forza. Ho detto a tutti i miei colleghi di non assecondarlo. Grande non riesco neanche a immaginare per quali assurdi esperimenti potrebbe usare il CMT. Certo, il resto della storia si ricollega a dove abbiamo cominciato a seguirla, perché noi abbiamo visto la scena in cui gli uomini di Demicev sparavano ai soldati fedeli a Dottor Barisov nell'atrio. La prima scena che abbiamo visto nel passato, nella quale all'epoca non ci avevamo capito quasi niente, invece adesso è tutto chiaro come sono andate le cose. Allora, ma questo qui è solo il prototipo? Perché questo è il tavolo dove l'hanno creato, ma io non stavo cercando questo. Allora, però, approfittiamone per fare qualche modifica. Visto che abbiamo stabilito che il Valkyrie è la nostra arma di punta, ci facciamo la ricarica rapida. Ho anche il caricatore potenziato. Inoltre, il lanciagranate. Abbiamo detto che potevamo potenziare il danno. Con tre punti. Ecco qua. Vogliamo fare anche qua un... Sì, si è visto come migliora il mondo, infatti. Aumentiamo la ricarica di speed, dai. Adesso dovremmo avere un'arma che è al meglio delle sue potenzialità. Siamo persi qualcosa? È tutto sul tavolo. Eccolo qua, questo invece è il potenziatore per il CMT, quello che crea le faglie temporali. Diceva tutto il vaso. Le valvoline verdi è cambiato tutto. Adesso abbiamo un nuovo strabiliante potere. Il CMT non necessita più di energia E99. Cosa? E i danni inflitti dal potere impulso. Oh, perfetto! Finalmente ho un'arma da corpo a corpo che non consuma niente. Era ora. Ok, cioè posso fare questo a piacimento, praticamente. Questa cosa qua non consuma più niente. Che significa che se devo aggredire qualcuno in corpo a corpo, no. Non ho gli attacchi contati anche in mischia. Era questa la cosa che mi infastidiva tanto. Che gente. E 99 ammazzi. Giustamente lui deve compensare il fatto che potrei non averlo raccolto tutto. Invece abbiamo fatto. Allora, signori, dov'è Norman Reedus? Ho urlato motore. Eccola, se siamo giocati Kojima. Allora, proviamo a salire perché magari questa era veramente super. Non può essere perché... Vabbè, lui ha detto prendi il potenziamento e torna al... come caspito si chiama lì? Al centro dove sta lui, insomma. Prendi ma... Anche questi li sciolgono però. Allora, la mitragliatrice quasi quasi ce la possiamo prendere al posto del lanciagranate. Ci vogliamo provare? Ma sì, facciamo questo salto nel vuoto. Tanto se il lanciagranate mi serve, lui me lo farà ritrovare. Dopotutto si aspettava che lo mollassi 200 anni fa. Adesso sei cattivo.
la sensazione che il dottor Demichev abbia ancora intenzione di sottrarmi il CMT. Così l'ho nascosto nella caverna di E99 sotto il nostro laboratorio. Le radiazioni dei depositi del minerale dovrebbero coprire la traccia energetica del congegno. Qualsiasi cosa succeda, non lascerò che Demichev metta le mani sul mio lavoro. Ok, va bene, qui siamo ritornati. Come è giusto che fosse, d'altronde, perché noi dobbiamo ripercorrere a ritroso il cammino fatto. No, i ragni no. Ti prego, tutto, ma non i ragni. Vediamo se ve ne state al vostro posto oppure no. Adesso lo posso fare tutte le volte che voglio. Prima non la potevo usare questa tecnica perché eravate in troppi. Scusami, ho sempre desiderato farmi. Dovevo. Ciao ragazzi. Cioè io adesso dovrei mettermi a fare il silenzioso secondo voi, ma non faccio prima a spararvi in faccia con la mitragliatrice. No. La parola prima con la mitragliatrice non ci va d'accordo. Ok, ma la domanda adesso mi pongo. In questo preciso istante... Grazie. Ecco. Hai praticamente risposto. Ma c'era uno stimolatore qua sotto? Perché se sì, me lo prendo volentieri. Grazie. Animano adesso e muoviti. Non è andata come speravo. Lasciato troppo andare con la salute. Non si fa così. Loro sono tanti e io devo tener conto di questo. Poi ci vuole poco per uccidermi il singolo, quindi è inutile fare le cose in maniera troppo avventata. Guarda che scherzone.
Vi è piaciuta? Barile fermato nel tempo nella posizione che mi serviva per acquisire l'angolazione da cui sparargli è stato un tocco di classe. Vediamo se riusciamo a arrivare. No, è troppo lontano, peccato. Me lo tiro in faccia alla vecchia maniera. Avete finito di giocare? Che io avrei anche fritta, eh. Occhi e sulla nostra pelle dove ha portato la sperimentazione del tuo. Dottore, è ancora qui? O ce lo siamo perso? Ce lo siamo perso. Dove diavolo è finito? Aspetta, capitano, forse riesco ad aprire la porta per te. Ma lui non era rimasto qui? Fermatevi, cioè. Ok, siamo arrivati a quella parte terribile che mi ricordo io. Allora, prima della fine del gioco io mi ricordo una parte terrificante in cui c'era una specie di scala spirale da salire, salire, salire e salire che non finiva mai, piena di nemici con le mitragliatrici. Dovrebbe essere questa. Forse l'unica parte veramente difficile del gioco, ma proprio difficile, difficile. E dai, sti fucili a pompa. Andiamo di lanciarazzi, è brutale qua. Con lanciamissili voglio sperare che non sia corazzato, se no abbiamo un grosso problema. Facciamo fuori prima quelli. Però
sarà una cosa lunga, eh. Spero che ce ne siamo sbarazzati. Qua comincia la lunga scala, se ricordo bene. Vediamo se è vero. E se questo dovesse accadere, c'è roba sulle console. Aspetta, poi non avevo raccolto questi e devo andare a vedere anche quel nastro là dietro. Dovuto potenziare il danno della mitraglia e posso farlo adesso. La registrazione, no? Ma non era un registratore, era il lanciarazzi. L'avevo preso per un... Allora, aspetta, dentro la stanza... ma dicevi lo stimolatore, eh? O c'è dell'altro che mi sono perso? Questo. Ok, sì. Ci sono arrivato alla fine, perché...
voi, quando avete finito io parlo con chi. No, non sprechiamo così le munizioni. Questi qua senza armatura li possono anche tutto. Stavo perdendo più che altro per le medicine, perché ho dei medikit. Da prendere in più. Questo è un Kasimov. Oddio, il Kasimov è una tentazione, eh? Il Kasimov è una grossa tentazione, perché forse potrebbe servire per quelli là con l'armatura, se le distanze si fanno troppo lunghe. Se no sarà una sofferenza con la mitragliatrice. Però ho paura che poi le munizioni non bastino. Allora, vediamo cosa possiamo fare con tutto. Abbiamo raccolto una quantità di 99 sontuosa. Vediamo. Allora, energia, sì, adesso l'energia massima la aumentiamo, perché. Poi resistenza, difesa dai proiettili, sì, è arrivato il momento di proteggersi dai proiettili, costi quello che costi. E quindi facciamo così. Aumenta l'efficacia del medikit, anche questo ci piace. Ne prenderei anche un altro. Non so cosa fare con questo Kasimov. Secondo me me l'ha mandato come dono del cielo. Però il fatto è che la mitragliatrice posso ricaricarla per strada uccidendo i nemici con la mitragliatrice. Invece questo no. La paura di finire le munizioni e trovarmi in mano un inutile sconattolo è troppo forte. Quindi, come arma pesante, tra l'altro. Torciti e muori, lo so che stai morendo, inutile che tenta di essere ancora un pericolo solo per cercare di bruciare altre munizioni. Allora, qui c'è un doppio ruolo medikit e forse nient'altro, vero? Ma non importa. Salvataggio del contenuto. Sei tu? Ti ho trovato? Ti sto per sparare? No. Ci siamo. Questo è il luogo dove ristabiliremo la storia. Ok. Usa il CMT sulla singolarità e apri una fenditura sul 1955. Poi distruggi il reattore con la bomba E99. Una volta distrutta la singolarità, verrà ripristinata la verità storica. Ora va, capitano. Buona fortuna. Fermiamoci un attimo. Aspettatemi un secondo, devo fare una piccola cosa. Spostiamoci un secondo su questa scena. Ok.
Allora, datemi un attimo perché voglio controllare una cosa per sicurezza. Perché io mi ricordo una cosa, ma mi potrei sbagliare. Allora, questo è un gioco Raven. Ok. Mai una volta che i salvataggi mi metti in un posto facile. Vabbè, mo li cerchiamo. Ah no, eccolo qua. Quindi parli. RV game serve data. Ecco qua. Allora, ferma tutto. Scusate ragazzi, mi faccio un backup del salvataggio. Perché mi potrebbe servire. Ok, ora mi sento più tranquillo. Torniamo pure a noi. Call of Duty Black Ops 2 insegna che bisogna farli sti giochetti perché sennò si rischia. Allora, che cosa ha detto? Di tornare nel 1955, mettere la bomba per far saltare la singolarità e ristabilire il presente. Dico bene? Sembri sorpreso. Tutti quegli sforzi per distruggere la singolarità e non dovevo fare altro che ricostruirla. Ora, dammi CMT. No, Renko. Ci sfugge qualcosa, ma non è ancora chiaro. Possiamo sistemare le cose. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. E voi avete perso. Amori stronzi. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. Ho capito! Non è la singolarità il problema. Sei tornato indietro nel tempo e hai impedito che Demichev venisse ucciso nell'incendio. Ricordi? Sì. È così che è cominciato tutto. Questo è il primo livello del gioco. Ed è quello che devi cambiare ancora. Demichev non deve vivere. Appunto. Non funzionerà. Ci avete già provato. E avete fallito. Non ricordi chi altri c'era laggiù, capitano Renko? C'ero io. Parlava di me in tutti questi messaggi. Che Demichev. Visto? L'altro uomo eri tu. Ha ragione, capitano. Tu sei l'anomalia. Sì, il che sono io. Significa che l'unico modo per correggere il flusso è fermare te stesso. Vuoi dire uccidere se stesso? Stai chiedendo a un uomo di sacrificare se stesso per qualcosa su cui ti sei sbagliato. Quante volte ormai? Non sono sicuro che tu sia un'autorità attendibile, Barisov. Renko, non dargli ascolto. Tu puoi salvare il mondo. Così dice lui. Ma capitano, pensa a quello che eri prima di tutto questo. Un fuoco nell'alveare. Posso offrirti una vita diversa. Tutto
tutto ciò che desideri, dove e quando vuoi. Ma chi se ne frega? Dammi il GMT. No. No. E aiutami a dominare il mondo. No. È questo il mondo di cui vuoi far parte, Renko? Guardati attorno. Guarda tutta la sofferenza che ha causato quest'uomo. Tutti i leader visionari hanno dei lati oscuri. Verissimo. Renko, lui non è un leader. È un brutale assassino, un dittatore. Sì, ma... devi fermarlo a qualunque costo. Usa il CMT sulla singolarità, torna indietro nel tempo e suicidati. Questo è quello che io chiamo un'offerta allettante. Per come l'ha detto. Oppure, non suona tanto bene. Puoi dimostrare la tua fedeltà a me uccidendo no. Barisov. No. E io ti offrirò un potere illimitato. In realtà, Dragone. La tua scelta, capitano. Allora, Dragone, che cosa vogliamo fare secondo te? Tu dici sparare a entrambi e distruggere tutto. No, non è quello che avevo in mente. Allora, io di associarmi a Demichev non ho intenzione, perché lui è un macellaio. Senti, hai rotto il capo. Mio Dio, c'hai provato. È morto. Hai appena ucciso l'uomo più potente della Terra. Ma questo non cambia nulla. Per correggere la storia devi tornare indietro nel tempo e impedire a te stesso di salvare Demichev dall'incendio. Cioè, dovrei ritornare alla singolarità. È così? Sì, sì, si è cercato. Vabbè, ma allora... partiamo dal fatto che tra me e Demichev non ci poteva essere un compromesso, perché lui è uno che faceva esperimenti sugli umani. Questo chiude il discorso. La domanda è, devo sacrificare la mia vita per la bella faccia del dottore? Se ve lo ricordate, questo dilemma era lo stesso che si poneva Kane al termine di Blood Omen. Quando Blood Omen arrivava alla fine, Kane doveva decidere se morire oppure no. Ma sceglieva di non morire perché diceva: se io accetterò di sacrificarmi, accetterò anche che tutta la mia vita, o meglio la mia seconda vita, sia stata solo la manipolazione di qualcun altro. Cioè non avrò mai avuto potere decisionale su niente. Invece no, col cazzo, io non muoio, divento io l'imperatore di Nosgoth e tutti gli altri si fottano. Io ho approvato questa scelta, se devo dire la verità, se fossi stato lui avrei fatto la stessa cosa. Perché qui non è il discorso... mi trovo in una situazione tragica nella quale devo sacrificare la mia vita per salvare tutti, però la mia vita l'ho vissuta e tutto sommato posso farlo. Il discorso è... devo accettare di non aver deciso niente nella mia vita. In definitiva io che ho fatto di sbagliato? Sono arrivato su quest'isola, sono finito nel passato e ho salvato un cristiano che stava morendo in un incendio. Ma perché? Allora... fai sacrificare il dottore qui che ha creato l'oggetto del male. Mi piace, Dragone, no, capitano! Con il dottor Barisov e il cancelliere Demichev morti, la conoscenza dell'E99 di Katorga 12 perisce con loro. Tu scompari e diventi una leggenda negli anni a venire. Sono in molti a credere che tu non sia nemmeno esistito. Che fine abbia fatto il CMT? Non è dato saperlo. Passano settimane prima che i corpi di Demichev e Barisov vengano trovati. I due omicidi restano senza colpevole. La morte del cancelliere Demichev è il primo passo verso la fine della dominazione russa sul mondo. La Russia si divide in fazioni per competizione tra loro. Conflitti esplodono in tutto il mondo. Le vittime sono milioni. Grazie alla ritrovata libertà, il Mir 12 accresce la propria potenza e influenza. Prosegue la sua lotta contro l'esercito russo e nel contempo dà la caccia all'assassino del dottor Barisov, che a oggi resta ancora senza un nome. Con la rimozione del CMT da Katorga 12, la singolarità diventa instabile. Una potente esplosione distrugge la costa orientale della Russia fino a raggiungere lo stato prigione dell'Alaska. Un gruppo di creature di Katorga 12 fugge dalla Russia e invade la nuova città. Ci sono voci che parlano di un esercito segreto in ascesa negli ex Stati Uniti. Il suo leader resta un mistero, ma si dice che scateni devastazione su tutto ciò che intralcia il suo cammino. Si ritiene che i suoi piani riguardino la dominazione del mondo. Il suo seguito cresce di giorno in giorno. Alcuni dicono che sia dotato di un incredibile potere, come se controllasse la mano di Dio.
Ti è piaciuto sto finale? Tra l'altro, oserei... No, no, è lui, perché in realtà il tuo protagonista, cioè Renko, ha questo superpotere che l'unica copia esistente è il CRT. Tra l'altro, dicevo, questo finale che abbiamo appena visto, che io considero il finale, adesso vediamo se ci fa vedere gli altri due. Se non ce li fa vedere, ricarico il salvataggio che ho backuppato a tal fine. Però, o ce li guardiamo da YouTube, però, diciamo, la cosa importante è che secondo me questo finale sarebbe stato, o sarebbe, ancora i giochi non sono fatti in questo senso, un ideale punto di partenza per un potenziale seguito. Cioè, se uno volesse fare un seguito di questo gioco, lo dovrebbe impostare sul fatto che il finale è questo e il tuo protagonista, cioè Renko, diventa il nuovo cattivo da far fuori. Sarebbe una figata. Un po' alla Diablo come impostazione finale, però ha messo tutte le premesse per questa cosa, perché... Vedi, io tifavo per Barisov, ho fatto il tifo per lui fino alla fine meno Epsilon, però su questa stronzata che mi dovevo per forza uccidere per dare al mondo il finale che voleva lui, non mi ha trovato d'accordo. In fondo sarebbe bastato evitare che Demichev sopravvivesse nel passato, cioè magari consentirmi di salvarlo e ucciderlo subito dopo. Invece no, non ha accettato compromessi e io non ho voluto il compromesso con lui. Bel gioco comunque, nel complesso per me è un 8 e mezzo. Ma infatti, ma poi perché sacrificarmi io se tu poi puoi ricreare un'altra arma del genere e magari va a puttane tutto e deve tornare un altro soldato a salvarti le chiappe? Vabbè, una volta ucciso Demichev nel presente e fattolo fuori nel passato, io non credo che qualcuno avrebbe più avuto quel tipo di ambizione, però voglio sperare che il dottor Barisov avrebbe imparato dai suoi errori e non avrebbe rifatto la stessa cazzata, però non mi va a genio che io ci debba andare per sotto non avendo avuto delle colpe vere e proprie, perché io non è che ho fatto delle cazzate... O sono stato egoista io per generare questa situazione. Io ho salvato un uomo che stava morendo. Non c'era nessun motivo per cui avrei dovuto lasciarlo morire. Non mi sembra giusto che io debba pagare per questo. Ripeto, la situazione che lui ha prospettato in questo finale è il... come devo dire? Lo scenario ideale per un altro videogioco, perché è un mix tra il classico distopico, The Division, e forse c'è pure un'altra cosa in mezzo che avevo riconosciuto mentre me lo diceva, però adesso me lo sono un po' per... un pochino di After the War, perché poi ci sono i mostri, le cose, cioè... Quindi sarebbe figo vedere un gioco ambientato in uno scenario del genere. Abbiamo finito in 6 puntate e la live di oggi entro le 5 e mezza. Siamo stati bravi. Voglio vedere gli altri due finali. Se non riusciamo a vederli col mio salvataggio, li vediamo con YouTube. Così diamo un completamento al gioco in tutta la sua interezza e passiamo al prossimo.
No, non solo non c'è un boss finale dragone, ma quella sequenza assurda della scala con gli infiniti soldati era un déjà vu da un altro gioco. Non era questo gioco, ma c'era un altro gioco dove c'era qualcosa di simile. E cosa poteva essere? Forse Wolfenstein? Wolfenstein The New Order pure ve lo porterò, Non so ancora quando, ma è tra i giochi che voglio portare in live, quindi... Solo che voglio prima giocare The New Colossus. Mentre The Old Blood e Young Blood sono praticamente degli spin-off. Poi dovranno fare un terzo episodio di Wolfenstein per concludere la trilogia. Tra poco c'è Doom, vabbè, ma Doom per me non è... Cioè, sarebbe anche streamabile, potrei farlo con il supercomputer dell'ESA, però... Quando riterrete che abbiamo visto abbastanza tipo di coda da poter proseguire, io vado avanti, Io sono un grande fan dei titoli di coda, ma non soltanto perché lo considero un gesto di tributo ai sviluppatori che ci hanno dato il gioco, quindi che hanno lavorato perché questo fosse possibile, ma anche perché silenziosamente memorizzo dei nomi o riconosco dei nomi, e da detto ai lavori la cosa mi è di grande interesse, perché comunque alcuni di questi sono dei geniacci i cui nomi ricorrono poi. Però, ecco, la contropartita del guardarli tutti è che non riesco mai a capire quando è che iniziano a ripetersi. Questi sono i ringraziamenti speciali, perché abbiamo visto prima tutto lo staff di Raven e adesso questo è tutto lo staff di Activision. Siamo arrivati alla fine pure di Activision, quindi tra poco dovrebbe concludersi. Le nostre mogli, la gente significativa, familiari, amici e collaboratori, senza i quali tutto questo. Poi c'è Demonware, quindi abbiamo un'altra trafila di gente. Lo vedete quanta gente ci vuole per fare un videogioco serio? Non sottovalutate la cosa, perché non ci vuole così tanta gente manco per fare un film. Ed è giusto così, perché un videogioco è un'opera più complessa di un film. Se lo fai a questi livelli di narrazione, tu devi fare tutto quello che faresti per fare un film. La regia, gli attori, la sceneggiatura, le scenografie, la coreografia, eccetera. E poi ci devi mettere pure la programmazione. Quindi il medium videoludico non va assolutamente sottovalutato, ragazzi, né dal punto di vista di quello che può offrire, perché noi questa specie di film ce lo siamo visto, cioè voi lo avete visto come si guarda un film, io l'ho giocato in maniera interattiva, quindi comunque poi hai potere di scelta come in un libro game, cioè c'è tanta roba in un videogioco. Però per fare un videogioco così, che non è manco saltato agli onori della cronaca come se fosse Call of Duty, cioè pochi se lo ricordano. Eppure guardate quanta roba c'è voluta, quanto impegno c'è voluto e quanta gente si è dovuta fare il mazzo, ok? È comunque un gioco targato Activision, quindi per carità la sua risonanza l'ha avuta quando è uscito. Però non è un'opera da sottovalutare. Invece tante volte uno lo compra, magari trova il gameplay mediocre e dice: ah no, però era meglio The Witcher, era meglio Call of Duty, era meglio Battlefield, era meglio non so cosa. Ma è un modo molto superficiale di ragionare, Cioè superficiale neanche tanto. È il modo di ragionare da consumatore, di chi non guarda proprio l'altro lato. Io lo guardo perché da redattore ci ho avuto a che fare con gli sviluppatori, quindi gli ambienti di sviluppo li ho visti da vicino e mi rendo conto di una serie di cose che magari all'utente medio non arrivano subito. Però mostrarle è anche un po' il mio lavoro. E qui abbiamo la scena dopo i titoli di coda. Molo di Katorga 12. Guardate un po' chi c'è. Questa è la perla, Evviva, signori! Ta-da-da-da! Lo sapevo. Thank you.
messa male, ma evviva. Chissà se se la caverà, forse no. Ma magari ci lascerà una testimonianza. Per i posteri. Prima di tirare le cuoia, vediamo. Avremo mai modo di sapere cosa sta scrivendo? Forse no. Questo non è il tuo tempo, questo è il futuro, Demichef è una via di vantaggio e deve essere fermata, eccetera, eccetera. Ok, sì, sì, vabbè, praticamente ha scritto quello che era la sua visione del futuro. Ok. Va bene, allora vediamo se possiamo scegliere un altro finale, altrimenti riproviamo col salvataggio. Ci siamo. Adesso li vediamo. Questo è il luogo tutti. Dove ristabiliremo la storia. Così diamo una chiusura sulla singolarità come si deve, e apri una fenditura sul 1955. Poi distruggi il reattore con la bomba E99. Una volta distrutta la singolarità, verrà ripristinata la verità storica. Ora va, capitano. Buona fortuna. Sembri sorpreso. Tutti quegli sforzi per distruggere la singolarità e non dovevo fare altro che ricostruirla. Ora, dammi il CMT. No, Renko. Ci sfugge qualcosa, ma non è ancora chiaro. Possiamo sistemare le cose. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. E voi l'avete perso. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. Ho capito! Non è la singolarità il problema. Sei tornato indietro nel tempo e hai impedito che Demichev venisse ucciso nell'incendio. Ricordi? È stato quello che hai cambiato. Ed è quello che devi cambiare ancora. Demichev non deve vivere. Non funzionerà. Ci avete già provato. Ci abbiamo e avete già fallito. Non ricordi chi altri c'era laggiù, capitano Renko? Renko, fermo! Non lasciare che Demichev... Uomo, eri tu. Ha ragione, capitano. Tu sei l'anomalia, il che significa che l'unico modo per correggere il flusso è fermare te stesso. Vuoi dire uccidere se stesso? Stai chiedendo a un uomo di sacrificare se stesso per qualcosa su cui ti sei sbagliato? Quante volte ormai? Non sono sicuro che tu sia un'autorità attendibile, Barisov. Renko, non dargli ascolto. Tu puoi salvare il mondo! Così dice lui. Ma capitano, pensa a quello che eri prima di tutto questo. Un fuoco nell'alveare. Posso offrirti una vita diversa. In effetti, pensateci un attimo. Tutto ciò che desideri. Dove e quando vuoi. Dammi il CMT. Un soldato dell'esercito americano è comunque uno che viene manovrato da altri. A dominare il mondo.
questo il mondo di cui vuoi far parte, Renko? Guardati attorno. Guarda tutta la sofferenza che ha causato quest'uomo. Tutti i leader visionari hanno dei lati oscuri. Renko, lui non è un leader. È un brutale assassino, un dittatore. Devi fermarlo a qualunque costo. Usa il CMT sulla singolarità, torna indietro nel tempo e suicidati. Questo è quello che io chiamo un'offerta allettante. Oppure puoi dimostrare la tua fedeltà a me uccidendo Barisov. E io ti offrirò un potere illimitato. Fai la tua scelta, capitano. Allora, questa volta uccidiamo Barisov, perché il finale in cui rimetto a posto la storia... No! Capitano! Me lo voglio tenere per ultimo. Capitano Renko, hai ciò che serve per dominare il mondo. Ci alleiamo con Demichev e vediamo... Il cancelliere Demichev è l'unico superstite di Katorga 12. Qualsiasi accenno a Barisov è cancellato dalla storia. Con il CMT a vostra disposizione, tu e Demichev ora controllate la singolarità. Katorga 12 diventa cruciale per il rush finale di Demichev, che vuole spazzare via tutti i focolai di ribellione contro la sua leadership. In qualità di supremo capo militare, trasformi le forze di Demichev in macchine da guerra implacabili. Addestri perfino alcune creature al combattimento. Le impieghi in prima linea, nelle battaglie più importanti. I milioni sono costretti ai lavori forzati. Grazie alla potenza della singolarità e alle tue doti militari, ogni singolo focolaio di resistenza viene spento in tutto il mondo. All'inizio, il Mir 12 si rivela un osso duro, ma con il CMT al tuo fianco non hanno alcuna possibilità. È chiaro, negli anni a seguire, crescono le tensioni all'interno dell'imperante dittatura russa. La tua conoscenza degli armamenti avanzati e il controllo sul CMT danno maggior lustro al tuo ruolo. Alcuni ritengono che tu sia più potente dello stesso Demichev. Demichev si accorge di questo e avvia un programma di sviluppo bellico segreto negli ex Stati Uniti. Alcuni dicono che abbia creato un suo CMT. Il conflitto sembra inevitabile. Il mondo, ancora una volta, si trova al centro di una guerra fredda tra le due superpotenze. L'importante è che in questa guerra fredda io sia la Russia. Quindi va bene così. Anche questo finale ha il suo perché. Andiamo a vedere il terzo, che finirà per l'essere forse il più insipido. Non lo so. Vediamo se la scena... 7 novembre 1955, quindi lei in realtà si è salvata perché è finita nel passato e ha scritto lei tutta quella roba. Non l'ha fatto male. Ok, sì, adesso comprendo pienamente il senso di questa scena. Ok, possiamo rivederla se vi va. Dopo tutta la ragazza... Quindi lei praticamente è stata sbattuta all'indietro nel passato, ovviamente ferita a morte. Quindi è riuscita solo ad arrivare là dentro mentre Katorga 12 andava in pezzi e scrivere quello che sapeva sul registro. Ok, sì, questo comunque chiude il cerchio, se non altro, perché... Ci resta da vedere il terzo finale. Vediamo se riesco a rivedere. L'ho voluta rivedere perché non ero riuscito a leggere tutto. Un uomo che può fermarlo è Nathaniel Renko. Viene dal 2010 ed è un americano. Deve... Ok, sì. Vabbè. Ok, continua la partita. Vediamo il terzo ed ultimo finale, così mettiamo... Mettiamo la fine. Ci siamo. Questo è il luogo dove ristabiliremo la storia. Usa il CMT sulla singolarità e apri una fenditura sul 1955. Poi distruggi il reattore con la bomba E-99. Una volta distrutta la singolarità... verrà ripristinata la verità storica. Ora va, capitano. Buona fortuna. Cos'è stato? C'è qualcuno nella camera? È
possibile. Oh mio Dio, è vero. Presto, apriamo le porte. Facciamolo uscire da lì. No. Una bomba. Una bomba è 99. Tutti fuori, usciamo di qui. Sembri sorpreso. Tutti quegli sforzi per distruggere la singolarità e non dovevo fare altro che ricostruirla. Ora, dammi il CMT. No, Renko. Ci sfugge qualcosa, ma non è ancora chiaro. Possiamo sistemare le cose. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. E voi l'avete perso. Questa scena fa tanto duello di Volo Quarez. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. Bound in Blood. Ho capito. Non è la singolarità il problema. Sei tornato indietro nel tempo e hai impedito che Demi... La prima volta gli ho sparato proprio in faccia perché ho detto: ricordi? No, tu devi morire, brutto stronzo. Poi non è morto per motivi scenici, ok? Però avrebbe dovuto morire perché... Ma gli ho piazzato proprio qui i proiettili. Adesso che ho capito che lo dobbiamo solo buttare a terra, gli ho sparato il braccio per fare prima, però... È stato quello che hai cambiato. Ed è quello che devi cambiare ancora. Demichev non deve vivere. Non funzionerà. Ci avete già provato. E avete fallito. Non ricordi chi altri c'era laggiù, capitano Renko? Uccide Game Over, però credo di dover rifare tutto dal checkpoint dopo. Che quello è l'ultimo salvataggio del gioco. L'altro uomo eri tu. Ha ragione. Dopo tutto sono morto tante volte, insomma, la schermata di Game Over l'hai vista abbondantemente. Non penso ci sia bisogno di rimarcare. Vuoi uccidere se stesso? Stai chiedendo a un uomo di sacrificare se stesso per qualcosa su cui ti sei sbagliato. Quante volte ormai? Non sono sicuro che tu sia un'autorità attendibile, Barisov. Renko, non dargli ascolto. Tu puoi salvare il mondo. Così dice lui. Ma capitano, pensa a quello che eri prima di tutto questo. Un fuoco nell'alveare. Posso offrirti una vita diversa. Tutto ciò che desideri. Dove e quando vuoi. Dammi il CMT. E aiutami a dominare il mondo. È questo il mondo di cui vuoi far parte, Renko? Guardati attorno. Guarda tutta la sofferenza che ha causato quest'uomo. Tutti i leader visionari hanno dei lati oscuri. Renko, lui non è un leader. È un brutale assassino, un dittatore. Devi fermarlo a qualunque costo. Usa il CMT sulla singolarità, torna indietro nel tempo e suicidati. Questo è quello che io chiamo un'offerta allettante. Oppure... Puoi dimostrare la tua fedeltà a me, uccidendo Barisov. La mia prima scelta è stata: io sopravvivo e voi andate bene. Fai la tua scelta, capitano. Allora, tu devi morire perché sei una bestia. Questo l'abbiamo già stabilito. Però, Dio, è morto. Hai capito? Torna indietro nel tempo e suicidati. Hai ucciso l'uomo più potente della Terra. Ecco. Ma questo non cambia nulla. Adesso vado a uccidere il secondo uomo più potente della Terra. Impedire a te stesso di salvare Demichev dall'incendio. Vediamo se mi chiedi la cosa che hanno dato io. Hammer 2-1, qui flotta rossa. State entrando nello spazio aereo di Katorga 12. Ricevuto, flotta rossa. Procediamo su questo vettore. Tempo al bersaglio, 3 minuti. Non so perché continuano a mandarci qui. Non c'è mai un bel niente.
Intelligence militare! Bella battuta! Hammer 2-1, mantenere velocità e direzione attuali. Ricevuto, flotta rossa. Non mi stanco mai di vederla! Annullata, rientrate alla base. Ah, te l'avevo detto! Non succede mai niente qui! Vero compagno? Non sono morto, in realtà. E al posto della statua c'è Barisov col CMT in mano. Cioè, come dire, riesce a introdurre un colpo di scena pure qua, perché noi ci aspettavamo una cosa e invece era tutt'altro. Va bene, allora, naturalmente nell'opzione rivedi sono previsti i riconoscimenti e le statistiche. Le statistiche di gioco prevedono questo: 101 medikit trovati, 24 fiale 99 trovate, 18 tecnologie belliche trovate, siamo stati belli dragone. Anche tu. Crononote trovate 18, lavagnette trovate 6, uccisioni con centurione 18, uccisioni col Valkyrie 267, ma non mi dire. Uccisioni col Volk S4 57, Kasimov 40, Railgun 1, lanciatore di Irex 4, cercatore 52, RLS7 14, razzi afferrati, punto morto, vabbè. Queste sono tutte le declinazioni varie ed eventuali. Sì, El Niño, tra poco ti osto, tanto siamo alla conclusione. Grazie per essere rimasto con noi fino alla conclusione. E invece noi ci facciamo due chiacchiere prima di finire. Io adesso vado su Esci, dal gioco. E ci mettiamo qua. Ok, allora ragazzi, abbiamo completato anche Singularity. Spero che vi sia piaciuto, spero di aver portato alla vostra attenzione un gioco che secondo me meritava assolutamente di essere ricordato e rivisitato, perché per i tempi in cui è uscito l'ho considerato un gioco valido, ma ahimè non ha avuto poi tutta questa risonanza e non ci sono stati seguiti alla fine, insomma è un gioco che è stato bello ma poi è rimasto lì e nessuno se l'è più filato, però secondo me si è trattato comunque di un gran bel lavoro da parte di chi lo ha sviluppato. Allora ragazzi, prossimi giorni, non so se sarò in live domani, non male come titolo. Poi come vedi, aveva il giusto grado di esplorazione, non era proprio un corridoio stretto, un corridoio, diciamo, inquadrato, e soprattutto la cosa che apprezzo molto del gameplay, magari semplicino, come sparatutto è piuttosto facile, però ti dava tanti approcci per le situazioni, e questa è una cosa che io apprezzo molto, perché variare rispetto al solito copione, non prevedere che tu faccia per forza le cose che ha deciso lui, ma possa in qualche modo scegliere la tua strada, è una cosa che in uno sparatutto non si vede spesso, di solito è tipico degli open world, dei giochi di ruolo, diciamo in altri titoli si vede questa cosa, invece qui puoi veramente giocartela come ti pare con le risorse che lui ti ha dato. Non è troppo avaro nel metterti in mano risorse come 99, munizioni, eccetera, eccetera. Insomma, se te la sai giostrare, però è ragionato, non devi proprio sparare a cavolo a tutto quello che trovi. Devo anche ammettere, per quanto riguarda la curva di difficoltà, che i primi livelli sono molto più difficili di quello che viene dopo. Si fa molta fatica nella prima metà, e poi dalla metà del gioco in poi è più o meno in discesa. Come vedi, come hai detto tu, Dragone, giustamente non c'era manco il boss, perché invece ti tocca prendere una decisione importante quando arrivi alla conclusione. E questa forma di ramificazione anche alla conclusione del gioco io tendo ad apprezzarla sempre, perché comunque non mi dispiace. Allora ragazzi, cosa faremo nelle prossime live? Io stavo pensando già ad un altro gioco da potervi portare. Forse sarà Black Ops, forse sarà Valley, forse un'altra cosa, perché in realtà avevo un altro paio di cosette in mente che potrei inserire così, de botto, senza senso, nella lista delle cose che voglio portare. Sì, Dragone, tra tutti quanti io apprezzo di più il primo finale, perché il primo finale è quello in cui tu rimani consapevole, però non hai ceduto alle pressioni di nessuno, sostanzialmente, quindi non, diciamo che anche il terzo non è malaccio, e anche il secondo,
per essere un finale in cui ti sei alleato col cattivo, in realtà non è la solita stronzata in cui lui diventa il padrone del mondo, a un certo punto si stufa di te e ti fa fuori, come tutti quanti si potrebbero aspettare. No, in tutti e tre i finali lui stravolge quello che tu ti aspettavi che venisse fuori. Perché nel primo finale tu pensavi ad una situazione in cui tu diventi il dittatore incontrastato, invece no, perché tu sparisci e il mondo precipita, precipita nel caos, però in un modo diverso dalla distopia del CMT. Nel secondo non diventi la pedina di Demichev, ma diventi il suo contraltare e quindi vi scornate. E nel terzo non muori, ma ritorni praticamente all'inizio e non saprai mai nulla di tutto questo, perché ovviamente la tua missione non è mai esistita. Alla fine ci prova a diventare il solo potente al mondo. Sì, sì, però comunque non ha gioco facile, ecco. Dicevo, nelle prossime live io vi porterò un altro gioco che... allora, intanto c'è un gioco che forse vorrei provare, quindi magari vediamo le prime battute e poi lo lasciamo, perché ovviamente è una blind run, ma non avrei comunque il tempo di giocarlo tutto. L'ho inquadrato, l'ho scaricato, però non so se giocarci adesso. In alternativa ci possiamo dedicare appunto a uno dei titoli che vi ho detto. Potremmo volendo giocare anche Syndicate, anche se Syndicate, per il ciclo Cyberpunk, avevo pensato di giocarlo dopo Remember Me e di inserirlo proprio in un filone Cyberpunk organizzato, quindi a meno di non giocarlo due volte, ma secondo me è un gioco che non merita, cioè merita di essere giocato una volta in live e di essere guardato. Però se ve lo porto una volta e voi lo vedete, non c'è bisogno che lo riguardiate, perché va visto una volta, non ha questo grande valore di rigiocabilità. E quindi io pensavo, ecco, quello su cui sto cercando di essere piuttosto ferreo invece è l'archiviazione su YouTube. Con questo sesto episodio chiudiamo Singularity e abbiamo dato pieno svolgimento anche al gioco, e lo abbiamo messo tutto su YouTube con la puntata di oggi, quindi diamoci da fare anche con le prossime live per cercare di mettere tutto su YouTube in modo che rimanga una traccia di quello che ho giocato. Questo è quello a cui tengo davvero. Allora, se tutto va bene ci vediamo domani pomeriggio alle 3. No, non ci vediamo alle 3, scusate, perché domani alle 3 lavoro. Se tutto va bene ci vediamo domani pomeriggio sul tardi. A quel punto ve lo faccio sapere tramite Telegram a che ora sposto la live, però sicuramente non alle 3, perché a quell'ora, se non mi cambiano le carte in tavola, sono al lavoro. Stabilito questo, poi dalla prossima settimana e domani stesso poi vi faccio sapere cosa portiamo. O domani ci facciamo una live di cazzeggio, magari giochiamo a Narco Terror, che comunque intendo finire, quindi lo continuiamo un po' alla volta, o vi porto un gioco a The Minchiam, oppure iniziamo un nuovo gioco se sono già pronto. Altrimenti il nuovo gioco lo vediamo dalla prossima settimana e magari ce lo concordiamo insieme. Detto questo, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, per aver partecipato, Dragone soprattutto. Dragone è stato anche un aiuto visivo, no? Attraverso i suoi occhi ho visto cose che i miei non erano stati in grado di percepire. Ci siamo visti i finali, ci siamo visti il gioco. Ci aggiorniamo alla prossima live. Grazie a tutti per la vostra compagnia. Buon pomeriggio e buona serata. Alla prossima. Mettiamo un outro come si deve. E al termine ce ne andiamo tutti dal Nigno, che intanto ha cominciato la sua live e quindi possiamo andare da lui. Grazie a tutti ragazzi, buona serata.